Questo libro narra di una triste storia, se vogliamo, una storia che è iniziata circa 30 anni fa, quando uno studioso aquileiese, non so se siete pratici di Aquileia dei suoi mosaici, chi è pratico di Aquileia dei suoi mosaici? Uno studioso aquileiese si chiamava Renato Iacumin e ha ipotizzato che una sezione superstite del mosaico pavimentale che ricopriva il primo nucleo, diciamo, adibito ad aule di assemblea dalla comunità cristiana aquileiese almeno dalla seconda metà del terzo secolo in avanti, fosse fruito da dei cristiani gnostici, con tutta probabilità provenienti da Alessandria d'Egitto, in quanto primo Alessandria d'Egitto era il principale centro di irradiamento delle correnti gnostiche cristiane nei primi secoli in cui questo culto si è espanso per tutto l'impero. Quando dico principale centro di irradiamento, io parlo non solo della parte orientale dell'impero di lingua greca, ma anche per quello che riguarda la parte occidentale di lingua latina. Secondo, perché Aquileia? Perché Aquileia, come altri, pochi altri centri dell'impero romano, era intanto non questo paesello che vedete qui, questo monitor non va neanche il laser, non questo paesello che vedete qui di 3500 anime, ma una metropoli che contava, si pensa, dai 50 ai 100.000 abitanti. Questa metropoli aveva la caratteristica di essere in un punto estremamente strategico per l'economia imperiale, in quanto è principale centro di collegamento per i commerci tra il Medio Oriente e il nord-ovest dell'Europa. E sappiamo da scavi archeologici e da massa notevole di rinvenimenti che una comunità medio orientali di lingua greca e sicuramente alcuni, anche testimonianze epigrafiche ce lo confermano, provenienti dall'Egitto, risiedeva stabilmente in città perlomeno dalla seconda metà del primo secolo d.C., periodo in cui si data, tra le altre cose, la fondazione dell'Isaion del Tempio di Iside, ad Aquileia, comprensivo di sacerdote addetto, proveniente da Alessandria, addetto alla vestizione della Dea. Questa sua ipotesi, questa ipotesi di Iacumin, però, è stata liquidata in una maniera, per dire, diciamo, in maniera eufemistica, frettolosa, dagli accademici, dagli studiosi locali, diciamo, dell'epoca, degli archeologi, dei storici dell'arte, vabbè, insomma, vedete nel libro. E questo è stata, perché dico frettoloso, in maniera frettolosa? Perché non sono state date, rispetto alla tesi che Iacumin proponeva, delle giustificazioni coerenti, stringenti, argomentate, che potessero smontare o controbattere le sue ipotesi, le quali sono state semplicemente liquidate. Ora, dopo 30 anni, penso che sia venuto il momento di proporre
riproporre e riproporre in maniera ordinata e un po' più coerente, e cercando un attimo anche di sfrondare la sua tesi magari da imprecisioni o comunque da, tra virgolette, e con tutto rispetto, ingenuità, che forse hanno contribuito anche alla sua sottovalutazione, le tesi di Iacomini. Perché secondo me, non solo secondo me, vi è questa necessità? Perché chiunque abbia l'opportunità di andare a vedere questo pavimento, purtroppo, come vedete da questa piantina, che non ce l'ha ancora, questo pavimento che purtroppo in gran parte è stato distrutto, seppur in maniera consapevole, dal campanile medievale che è stato costruito in loco nel XI secolo, e di questo pavimento che cosa si dice adesso? Si dice fondamentalmente che non si è in grado di dare un'interpretazione degna di questo nome alle figure che vi si trovano. E lo si presenta come un frammento musivo che rappresenta probabilmente animali in un contesto edenico o paradisiaco. Non ci si sofferma sulla disposizione delle immagini, nel migliore dei casi se ne si studia qualche particolare riquadro, ma senza contestualizzarlo. Adesso proviamo a vedere, uno si chiede, ma perché? Allora, perché forse tra le altre motivazioni che non sono fondamentalmente state date, è che questo è, passo oltre se no non finiamo più, il nucleo più antico di questa Domus Ecclesiae. Parlo di Domus Ecclesiae in quanto questo nucleo, ok, di due sale, locali di servizio, cortile, anticamente si entrava da questa parte, qui c'era il fiume, quindi siamo in prossimità del porto e si ipotizza per queste diciamo aule di culto un precedente uso dei locali di tipologia artigianale, quindi è probabile che questa comunità o queste comunità si siano riunite, abbiano comprato dei locali adibiti ad altro uso e li abbiano adattati a locali assembleari. E siamo in un periodo, perlomeno per quanto riguarda questa sezione, oggi parliamo solo di questa sezione, della terza e quarta campata dell'aula nord, delle due, e come datazione questa sezione è la più antica. Non sono tutti d'accordo, la vecchia guardia tende a datare entrambe le aule all'inizio del IV secolo, ma diciamo così, la tesi per cui questa è la parte più antica ed è parte ascrivibile a mani medio orientali, quindi non locali, è datata al III secolo, seconda metà,
punto interrogativo, del terzo secolo dopo Cristo. Che significa questo? Significa che siamo ancora in un periodo in cui il cristianesimo non è una religione lecita. Quindi il culto non può venire pubblicamente professato. Siamo in un momento in cui andava benissimo, come dire, rimanere per quanto era possibile anonimo. Questa è la basilica attuale e al tempo di Costantino vi era un vescovo ad Aquileia, un vescovo Teodoro, e siamo nel 313 con l'editto di Milano, il culto cristiano diventa pubblicamente professabile e qui abbiamo un medaglione iscritto da questo lato che ci attesta che Teodoro ha perlomeno dedicato una parte del pavimento. Noi sappiamo che Teodoro è stato vescovo dal 308 al 318, quindi è il vescovo del passaggio, tra virgolette, e quindi siamo in grado di datare una parte del pavimento. Qui ci sono altre iscrizioni, ma quest'aula, rispetto a questa, che ha una sua coerenza di mani, di immagini e di significati, riconducibili a comunque l'ala, fra virgolette, ortodossa della Chiesa dell'epoca. Qui la faccenda è molto più complicata. Ci sono due campate, le prime due campate, di mano sicuramente diversa e anche diverso delle figure. Se prima, seconda campata, iscrizioni e figure, piedi, testa, terza e quarta campata, iscrizioni e figure, piedi, testa. Questo per farvi capire in che tipo di contesto archeologico strutturale ci troviamo. La cosa è complessa. È complessa e molti preferiscono alzare le mani. Ma nel caso si adottasse o si trovasse plausibile questa tesi proposta negli anni 80, alla fine degli anni 80 del secolo scorso, da Jakub Min, si dovrebbe anche ammettere, e questa è una cosa che, come dire, stride o dà ad alcuni un po' fastidio, si dovrebbe anche ammettere che il nucleo più antico della comunità aquileiese, che la tradizione medievale fa risalire a una fondazione marciana, quindi all'opera di San Marco, la comunità cristiana aquileiese ha un'origine non propriamente ortodossa, per non dire eretica. Perché? Perché il nucleo più antico risulterebbe composto da cristiani di matrice gnostica. Questo non dovrebbe essere un gran problema se si cominciasse a pensare, e ormai lo si fa, che il cristianesimo non nasce al singolare, ma nasce al plurale. Il cristianesimo nasce come cristianesimi. Il fondatore non ha scritto una parola per quello che ci riguarda. I ricorrenti subito dopo la sua morte, questo lo vediamo anche da fonti canoniche, è scritto tra le righe dei quattro Vangeli del Nuovo Testamento, neanche troppo tra le righe degli Atti degli Apostoli, la comunità alla morte del fondatore è già divisa. Noi sappiamo, sempre dagli Atti degli Apostoli, che i missionari, fra virgolette, alessandrini,
precedettero Paolo di Tarso in diverse località dell'Oriente greco, e questo cosa ci fa capire? È molto probabile che ad Alessandria il cristianesimo o discepoli di Gesù della prima ora e molto vicini al maestro, sappiamo tutti, fra parentesi, che la comunità che seguiva il maestro era una comunità non di gente tutta allo stesso livello di approfondimento / iniziazione, ma non solo come ci dicono gli apocrifi, ma anche come troviamo scritto nei Vangeli canonici, i gradi erano diversi. I gradi erano diversi e bisogna vedere a quali voci si possono ascrivere le diverse correnti che anche da testimoni pagani, le diverse correnti che hanno composto fin da subito il movimento cristiano. In Egitto i movimenti gnostici hanno fin da prestissimo e anche per una fusione precoce con la cultura locale una grande espansione. E padri della Chiesa, come Clemente di Alessandria, ci istruiscono sulle diverse scuole che in città insegnavano e discutevano questo nuovo pensiero, questa nuova gnosi. E dire gnosi è molto diverso da dire pensiero, da dire filosofia. È sul termine gnosi che discute Clemente di Alessandria, padre della Chiesa, e rispetto ai suoi rivali nel comunicare questo messaggio cristiano. I suoi rivali erano i maestri gnostici dell'epoca e i discepoli di tali maestri. Sul termine gnosi, perché fondamentalmente per Clemente la gnosi era l'adeguamento del comportamento e della mente alla scrittura. Gnosi in greco vuol dire conoscenza. Conoscenza della scrittura. E quando Clemente e i padri della Chiesa parlano di scrittura, parlano non solo del Nuovo Testamento, non come noi lo intendiamo perché non era ancora stato canonizzato, ma del Nuovo Testamento intrecciato al Vecchio. Il Vecchio Testamento era tendenzialmente nella versione greca dei 70 e ancora normativamente legato al Nuovo. Quindi la gnosi era una modalità di conoscere la scrittura che si rifletteva nella vita del cristiano. Per gli gnostici, invece, la gnosi era qualcosa di diverso. La gnosi cristiana veniva intesa come una sorta, anzi, una conoscenza
di quale fosse la reale natura dell'essere umano. La reale natura dell'essere umano era quella di ridiventare attraverso un viaggio periglioso, come ci mostrerà questo mosaico, dentro se stessi. Chi siamo veramente noi? Noi siamo scintille di luce ricoperte di materia e quindi di ombra dal Dio creatore della materia. Chi è che ha creato la materia per costoro? Materia intendo quest'ordine di manifestazioni in cui tutti ci guardiamo e ci viviamo come entità fondamentalmente separate. Chi l'ha creato questo ordine? Il Dio dell'Antico Testamento. A quale scopo? Per fare sì che l'essere umano non si ricordi di essere l'uomo, con la U maiuscola, celeste. Egli era la luce vera che illumina ogni uomo venendo al mondo. Giovanni capitolo primo. La luce vera non è solo il Cristo, è chiunque sia in grado di riportare alla coscienza il Cristo interiore. Il modo per riportare alla coscienza il Cristo interiore è quello di vivere in regime di encrateia. L'encrateia, da molti mal tradotta, termine greco da molti mal tradotto come ascesi, come continenza, visto alla base, diciamo, delle prime comunità pre-proto-monacali, che in Egitto fra l'altro hanno avuto una fortuna immensa e precoce rispetto al resto dell'impero, questa encrateia non è ascesi, non è continenza. Letteralmente il termine vuol dire forza interiore, forza rivolta verso l'interno. Ricordarsi che questo cosa voleva dire? Perché viene tradotta come continenza? Perché questi personaggi tendenzialmente si astenevano, ad esempio, da atti sessuali o da generazione della carne. Perché questo? Perché si riteneva, ad esempio, che la luce, intesa come energia vitale, fosse e trasportata nel seme maschile che procreava. Il problema qual è? Che se io procreo nella carne, procreo altri esseri di materia e di ombra e li sottometto, contribuisco a sottomettere la luce al Dio della legge, al Dio dell'Antico Testamento. Quindi io emetto luce verso l'esterno e non la emetto distraendomi verso l'interno di me stesso. Questi cristiani, fra parentesi, credevano nella, a proposito, e ovviamente in quella che noi chiamiamo reincarnazione. Questo perché? Perché non era detto che in una sola esistenza umana le persone riuscissero a portare a compimento questo risveglio interiore, che era un frutto di un cammino non facile allora come ora, e quindi a queste anime che non riuscivano a liberarsi dal loro lato oscuro veniva data una loro possibilità
attraverso un giretto da queste parti successivo. Questo mosaico che cosa fa vedere? Questo mosaico fondamentalmente, per la disposizione di ciò che rimane, farebbe, illustrerebbe il cammino di ascesa delle anime, e quando parlo ascesa barra purificazione, delle anime da questo ordine all'ordine pleromatico, all'ordine pleroma, greco pienezza, pienezza divina. Dalla tua pienezza noi ricevemmo grazia su grazia. Stesso termine pleroma, Giovanni, capitolo primo. Quindi vedete l'unità da cui poi si sono separate le varie correnti, tra le quali una ha contribuito ed è stata la base della successiva istituzionalizzazione del cristianesimo, che ha sfrondato per, come dire, convivere con l'impero, per compromettersi in qualche modo con questo mondo, tutto il resto. Ha perlomeno cercato, perché poi se si va a scavare, non neanche tanto, si vede che le tracce di questo tipo di idee di riflessione sono tante, anche nella teologia in formazione, perlomeno dei primi secoli e dei primi concili. Qui abbiamo quindi un pavimento che ci insegna il cammino di ascesa dell'anima. Come ce lo insegna? Come noi lo vediamo adesso? Guardate come lo vediamo adesso. Ma vi vedete queste diapositive? Vedete il mazzo? Scusate. È troppo lungo, continuerebbe a spegnere. Allora, adesso registra. Allora, vedo se vi faccio vedere, non c'è problema. Ma basta secondo me spegnere una luce. Provo. Sì. Non è presa. Aspetta, proviamo a spegnere questo, no? Sì, davanti. Fantastico. Vabbè. Vi faccio vedere lo stesso. Allora, fondamenta, guardate anche il foglio, capite? Fondamenta del campanile. Corridoio, questo è il mosaico, questa è una passerella in realtà di vetro trasparente che si affaccia sul mosaico, ma attraverso la trasparenza della quale si vede il resto del corridoio. Quindi le passerelle sono fatte per fare che cosa? Per, tra virgolette, esteticamente apprezzare la situazione. I signori dell'epoca, scusate, gliene fregava assai di apprezzare esteticamente la situazione. Questi signori là vivevano. Voi lì avete davanti un cammino. È abbastanza chiaro che questo pavimento, qui davanti forse vedono un po' meglio, vedete com'è la situazione qua? Completamente è un disastro. Passerella trasparente, vedete, questa è l'ampiezza di quello che rimane, e voi ci camminate sopra per un tratto. I signori ci camminavano veramente sopra, e sicuramente, per come le immagini sono disposte, il cammino era un cammino ritualmente regolato. Non si tratta di un Eden paradisiaco con degli animaletti che pascolano. Qui si tratta di un cammino simbolico, ma nello stesso tempo estremamente reale, per l'interiorità di chi lo compiva.
Cominciamo. Cominciamo da quello che resta. L'anima deliziando. Che cosa fa? Si accinge ad attraversare il cielo. Ma quale cielo? Il suo. Il suo cielo. Questi gnostici, come molti dei gruppi dell'epoca, erano esperti astrologi. Basta vedere i padri della Chiesa che molto si impegnavano per, come dire, confutarli. Ippolito, ad esempio, Ireneo, ad esempio. L'astrologia, tutti qua sapete che non è una pseudoscienza che si occupa dei pianeti reali in quanto tali, ma si occupa attraverso l'interpretazione delle posizioni degli astri nel cielo esteriore, dello specchio della riflessione che il macrocosmo opera e il microcosmo di ciascuno. E costoro lo sapevano bene. Perché a questi interessava saperlo? Perché chissà, tra virgolette, domina, è il padrone di ciò che sa, lo comanda e quindi è in grado di sfuggire a che cosa? Al destino che qui lo trattiene. Quindi, da cosa comincia il cielo? Comincia dai pianeti. Dai pianeti e dalle entità che non coincidevano con i pianeti stessi, ma erano deputati a governarli, a governare le sfere planetarie, entità demoniche, in molti testi gnostici, al servizio dell'arconte principale, il dio dell'Edoma, del dio del Sette, il dio della creazione, il dio dell'Antico Testamento. In questa successione abbiamo arconti collegati con la sfera di Giove, la sfera di Venere, la sfera di Mercurio, la sfera di Marte e la sfera di Saturno. Arconti che le fonti gnostiche, vedi Nag Hammadi, vedi Pisti Sofia, vedi libri di Yeo, Codex Brucianus, ci dicono avere aspetto bestiale. Anche in qualche caso vengono descritte queste bestie, in altri casi no. In ogni caso qui si tratta di animali fantastici e non, ma sicuramente animali in grado di essere collegati alle sfere a cui sono deputati. Giove, Zeus. Perché qua abbiamo solo un culetto, lo potete vedere da qui, per fortuna che c'è questo, così vi aiutate, perché in basso, è la prima immagine in basso, il campanile ha distrutto ogni velleità di vedere altro. Cavallo alato di Perseo, figlio di Zeus. Le ali, Pisti Sofia descrive questo arconte, un arconte rosso, urlante, Yaktanabas. I nomi sono in molti casi, come dire, molto pittoreschi. Yaktanabas, che cos'ha di fianco a lui? Vediamo se qui si vede meglio. Ecco, qui c'è il sederino. Adesso scusate, ve lo faccio vedere qua. Anche lo computer. Posso provare, però rischiamo che poi dopo... purtroppo il computer ci ha messo mezz'ora a partire, è una triste storia, però lo trovate sulle illustrazioni del libro. Qua vedete c'è il sederino, qua c'è il cavallo. Cavallo e coppia di uccelli,
Ok? Se guardate nel foglio che vi ho dato, vedete che questa disposizione è in basso. Questo è in basso, no? No, no, no. Qui. Ah. In basso, lo vedete a sinistra. Questa disposizione è identica ma alternata, quindi qui partiamo con destra animale, sinistra coppia di uccelli, dalla sopra, subito sopra, vediamo a sinistra animale, a destra coppia di uccelli e via. Questo andamento alternato fa veramente pensare a un uso rituale di questo pavimento. Perché? Perché noi abbiamo qui rappresentato quello che viene descritto in molti testi, ovvero il tentativo di queste entità demoniche di trattenere l'anima del cristiano che si vuole liberare dalla loro malvagia influenza. L'anima è un classicone, l'uccello alato che simboleggia l'anima. Dai tempi dell'Egitto il Ba viene rappresentato, che è una delle componenti della, fra virgolette, anima. Per gli antichi egizi viene rappresentato come un essere alato, non solo dei tempi degli egiziani, insomma, cioè anima volatile classico. Ma qui c'è una particolarità: due uccelli per un'anima, due uccelli che si fronteggiano in maniera assolutamente simmetrica. Questo, questa modalità è la rappresentazione di come nelle fonti antiche viene descritta l'anima che non ha ancora completato il processo di purificazione. L'anima è accompagnata, è fusa con il suo antimimon pneuma, lo spirito di contraffazione, identico e uguale a lei, la cui funzione è quella di trattenerla in basso, di non farle raggiungere il pleroma. Come? Non permettendole di purificarsi dal suo lato oscuro. Che cos'è il lato oscuro dell'anima? Ogni forma di attaccamento a questo mondo costituisce fonte di oscurità. Oscurità, ricordatevi Simone Weil. Chi conosce Simone Weil qua dentro? L'ombra e la grazia. Ombra uguale materia uguale gravità uguale peso. All'epoca la Terra era il punto più basso del mondo. Era quello da cui ci si doveva staccare. Allora, cosa abbiamo qua? Coppia. Qua abbiamo, saltiamo di un gradino, cielo di Venere. Vediamo se ce la facciamo. Cielo di Venere, si vede abbastanza bene? Venere. Resto di uccello, fondamento del campanile. Arconte, Tifone, lo chiama Pisti Sofia. Tifone era il nome egizio, il nome greco, scusate, del dio egizio, che ha letto Plutarco, Isidro e Osiride. Set, come veniva usualmente rappresentato, corpo umano e testa, l'asino. Set, il dio del disordine, selvaggio. L'asino era ritenuto nell'antichità un animale particolarmente lussurioso, cielo di Venere. Questa è la faccetta dell'asino. Denti in evidenza, occhio bello insanguinato, arrossato, non sembra un asino da paradiso terrestre. Non mi sembra che pascoli tranquillamente nell'Eden. Ve lo faccio vedere qua, perché qua magari rende
un po' di più. Sopra continuiamo con questa disposizione. Cielo di Venere, cielo di Mercurio che era un animale che ad esempio Pizzi Sofia descrive come trifronte, quindi dai tre aspetti, probabilmente era un animale fantastico, da più aspetti giustamente si adeguava alle caratteristiche di Mercurio, coppia di fagiani a simboleggiare sempre l'anima. Ecco, questo è un pezzettino dell'Arconte, deputato alla sfera di Mercurio. Bellissimo. Ma siamo sempre lì, adesso vi faccio vedere purtroppo. Ok, qui ecco, vedete, più che altro ci sono tutti i pianeti, si vedono quello che abbiamo visto fino adesso in realtà. E poi passiamo, questo è molto interessante, liquidato come caprone nelle brochure che danno anche ora la basilica di Aquileia. Caprone del cielo di Marte. Pizzi Sofia lo descrive come un caprone scuro. È chiaro questo caprone? Ma non è solo un caprone, è un caprone che porta qualcosa. Mantello rosso, tipico dei militari. Scettro del comando, corno che incita la battaglia e lama ricurva. Non sono cestini di fiori. Questo scusate, ma vediamo se è qualcosa di interessante. No, questa è la coppia di uccelli di qua, giusto per far vedere, qua si vede. Vabbè, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Qui abbiamo uno degli uccelli della coppia. Qui abbiamo l'ultimo cielo. Funziona? Abbiamo l'ultimo cielo, il cielo di Saturno. Ultima coppia di uccelli. Toro. E falce. Ricordatevi tutti l'almanacco del giorno dopo il mese di dicembre, dove c'era il vecchione con la falce. Saturno, il dio del tempo. Il dio del tempo che è un tempo che però uccide. Da una parte uccide, e quindi morte diverso da vita, ma dall'altra può anche uccidere quello che deve essere ucciso. Dipende da noi, dipende dal nostro stato di coscienza. Lasciare morire il lato oscuro o lasciare che il lato oscuro ci uccida? Vediamo come passiamo. Il cielo di Saturno. La cosa interessante, le cose interessanti non finiscono qui, resistete. Ah sì, un altro quarto d'ora. Ce la fate? 20 minuti va. Ecco, questo è quello che voi avete con le varie sfere, vedete? Giove, Venere, Mercurio, Marte, Saturno. Dopo abbiamo una cosa, ecco bene, che cosa abbiamo dopo? Lo vedete soprattutto dal vostro foglio. Avete un fascione qui, una striscia proprio, che separa una dimensione da un'altra. Perché quando io parlo di cieli, se vogliamo, come dire, tradurli in un linguaggio un po' più attuale, devo pensare a delle dimensioni. Ogni dimensione ha le sue leggi. La nostra dimensione, fisica classica, dimensione, esempio, quantistica, fisica classica, no? Relatività,
No. Ok? C'è una divisione ben evidente e addirittura ci sono tracce di una dimensione non solo pavimentale ma anche fisica, ci sono tracce di alzati. Quindi questa era una barrierina, non da poco. Perché ci sono tracce di alzati? Perché chi arriva qui va oltre le sfere dei pianeti, supera gli ostacoli arcontici e arriva alla sfera delle stelle fisse. La sfera delle stelle fisse, l'ogdoade, l'ottava sfera, ha la particolarità di guardare sotto, ma anche di guardare sopra. È una membrana che divide questa dimensione soggetta allo spazio-tempo da un'altra dimensione che non gli è soggetta, da una dimensione caratterizzata dalla temporalità e che le fonti antiche chiamano tesoro della luce. Qui che cosa abbiamo nella sfera delle stelle fisse? Abbiamo rappresentate delle costellazioni, qui si tratta di costellazioni superstiti, perché evidentemente il pavimento proseguiva anche sotto il campanile e non al 90%, al 100% che questo pavimento ci avrà trovato luogo il sole e la luna. Qui abbiamo le costellazioni. Quali abbiamo? Abbiamo il Capricorno, un caprone. Ce la facciamo? Eccolo. Come le altre costellazioni, all'interno di una croce ansata, circondato da stelle e accucciato su un prato, sopra un albero. Tutti gli animali che simboleggiano le costellazioni, Capricorno, Capricorno e poi vedremo Cancro, l'asterismo delle Pleiadi e la costellazione del drago, e tutti questi animali poggiano su alberi, sia che naturalmente ci si trovino, come ad esempio le Pleiadi sono simboleggiate da 7 pernici, sia che usualmente non ci stiano, tipo gamberi, tipo capre. Questo perché? Perché se andiamo a vedere fonti tipo Pisti Sofia o anche testi come il Vangelo Tommaso, sappiamo che all'altezza di questa dimensione sta l'ordine dei 5 alberi. I 5 alberi del paradiso che non mutano mai con le stagioni e non perdono le loro foglie. Il paradiso, signori, è un paradiso interiore. E questi 5 alberi sono i sensi dell'anima in stato paradisiaco, che corrispondono ai sensi umbratili del corpo materiale. Un testo manicheo ce li elenca: Dunamis, Logismos, Sofia, Phronesis e Enthumesis. Le traduzioni in italiano sono: tristi, questi sono i 5 aspetti dell'anima, la potenza dinamica, la pura dinamicità, Dunamis. Logismos, la ratio in grado di mettere in relazione. Logos, enarcheno logos, in principio era la relazione, il rapporto. Parola è un sottinsieme del significato di logos, che è quello di rapportare. Logismos, Sofia,
non lo sto a tradurre perché è vero. Phronesis, la sapienza di questo punto, la sapienza diaframmatica, il profondo della sede del cuore, la sapienza che va molto, il logismos, la phronesis, la sofia, la dunamis, il movimento energetico, l'enzumesis, il sumos, l'animo in se stesso, la profondità dell'anima, avere coscienza delle dimensioni dell'anima, queste cinque dimensioni dell'anima. Questo simboleggiano i cinque alberi su cui gli animali, che simboleggiano a loro volta le costellazioni di questa dimensione, sono poggiati. E in mezzo e fra questi alberi cosa ci sta? Cosa sono questi? Vi faccio vedere qua tristemente. Capricorno? Lo vedete, questo è un uccello. Solo che è un uccello. In questa dimensione, in anima, un uccello, perché il lato scuro è rimasto in basso. Ci sono diverse varianti, io ve ne do una perché sennò non finisce. Grazie, Sofia. Dynamis, Dogismos, Sofia, Phronesis, Enzumesis. E poi dipende, c'è la potenza, la ratio, la Sofia è la terza. Sì, adesso dipende dalle varianti. La quarta, la quinta, non so se parla la cosa. Dynamis, ratio, Sofia, qua. Phronesis. Phronesis. È la sapienza della profondità, sì. La consapevolezza. Sì, ma di qualcosa di più profondo, che trascende, attenzione, trascende la dimensione della personalità, sono tipi, sono aspetti, questi sono aspetti dell'anima che si disidentifica, perché la purificazione è un percorso di disidentificazione dell'anima personale. La persona non si reincarna, si reincarna la luce. La luce che non è riuscita a esprimersi, ok, a liberarsi, si reincarna e ricomincia un percorso in cui un qualcosa, un involucro, una personalità cerca di ritrovarla nel profondo dell'incarnazione. E questo è Phronesis. La Phronesis è una sapienza che non è razionale, è un sentimento. Specie di sé. Sì, ma un sentimento di consapevolezza. Okay. E poi la quinta quando c'è Phronesis, Phronesis, Enzumesis, Logismos, Enzumesis è l'animo, è l'anima, è il profondo dell'anima. Enzumesis. Enzumesis, ma non focalizzate di sui nomi, cioè, non sono i nomi. La verità non è venuta nudo nel mondo, ma è coperta da molti nomi. Vangelo di Filippo. No, magari lo scriviamo perché se delle ricerche. Chiedete a Cesare i Vangeli gnostici, saranno 10 euro libretto. Ok? L'anima è da sola. L'anima ha perso il suo lato scuro e vola ed è nel God. Ok? È nel cielo delle costellazioni, è alle porte del pleroma. Qua ci sono altre costellazioni, giusto vi le faccio vedere, vado veloce ormai perché sennò
Questa è, ve la faccio vedere qui, l'avete nel libro comunque, recente. Eccolo, è un gambero, non ha le chelone, vede che non ha le grandi chele? È un gambero sovrastato da una torpedine ocellata. Che cosa fa la torpedine ocellata se vi tocca? Vi paralizza. Costellazioni solstiziali, paralisi del sole, solstizio. Questo è il solstizio d'estate. Cancro. Prima abbiamo visto il Capricorno. Poi abbiamo altre costellazioni. Queste probabilmente sono le Pleiadi. Se voi andate da Pleiadi e riuscite a contarle, sono sette. Come le sette sorelle delle Pleiadi. E qua è successo un pandemonio sull'interpretazione di questo, che viene attualmente, non dirò spacciato, ma dirò descritto come un capretto, ma che probabilmente capretto non è, è diventato un capretto, perché con tutta probabilità questo pavimento è stato poi usato successivamente da una comunità cristiana non più gnostico, comunque di altro orientamento. Qua si vede molto bene, e chi va da Aquileia lo può apprezzare anche confrontando con il mostro marino del mosaico di Giona nell'aula sud. Questo signore qui, vedete? Questa è una zampina che sembra appiccicata col vino B. Vedete anche lì la zampa posteriore? Questa è una specie di moncherino, questa zampina qua davanti. Vedete? Cornina che sembrano vagamente tagliizzate. Ma queste sembrano veramente spire. Spira uno, spira due. Questa è probabilmente, sì, questa è una spira e questa è un'altra spira. Ok, nel libro lo vedete molto bene. Serpente marino. Attenzione! Che costellazione è questa? Con tutta probabilità questa è la costellazione boreale del drago. Anticamente dracon. Dracon, traduzione del termine greco dracon, serpente. Perché c'è un serpente nell'Obdoade? Noi sappiamo che questi signori gnostici, molti diversi gruppi di questi signori gnostici, adoravano Gesù sotto la rappresentazione del serpente, come lui stesso ha autorizzato in qualche modo, paragonandosi in Giovanni capitolo 3, versetto 14, al serpente che Mosè eresse nel deserto, nel libro dei numeri, un serpente che guariva dal morso velenoso. Ok? Gesù si paragona a questo serpente di rame di mosaica ascendenza nei Vangeli canonici. In diversi testi gnostici, ad esempio la testimonianza veritiera, Gesù viene accostato giustamente a questo serpente. Gesù non è Cristo. Perché? Qualcuno di voi adesso lo sa, me lo sento. Gesù è una persona, è l'incarnazione spazio-temporale della forza cristica atemporale e impersonale in lui. Gesù ha avuto però la particolarità di riuscire
a portarla alla coscienza e all'attuazione mentre era vivo. Erchetai ora che il lune stin, viene l'ora di adesso in cui i morti sentiranno la mia voce e vivranno. Mi risvegliamo. Ok. Come faccio a dire sta roba? Matteo capitolo 17. Che cos'è la trasfigurazione? È Gesù che dice, guardate che cos'è il Cristo. E cosa vedono gli apostoli nella trasfigurazione? I discepoli, la trasfigurazione, gli invitati, cioè quelli che ne facevano di meno, perché parliamo di Pietro. Vedono luce. Ok? In capitolo 6, perché? Perché Gesù gli fa, si fa vedere come luce? In Matteo capitolo 16 Gesù chiede a tutti, chi credete che io sia? Ah, un figlio di Davide, il re di qua, il condottiero di là, entriamo a... Tu sei il Cristo, dice Pietro. Bravo Pietro, tu hai capito tutto. Sì, sì, tranquillo, adesso andiamo a Gerusalemme e facciamo la rivoluzione. E Gesù dice, allora non hai capito niente. Via da me, operatore di scandalo. Poi dopo ci ripensi e dice, dai, vieni qua che ti faccio vedere cosa significa essere Cristo. Vangelo di Tommaso, stessa domanda. Ah, tu sei l'angelo, un angelo bellissimo, il maestro, il meglio del meglio. Tommaso dice, Signore, io onestamente non so chi tu sia. Tu devi essere mio maestro, dice Gesù. Lo porta via con sé e gli dice tre parole. I discepoli chiedono a Tommaso, ma cosa ti ha detto? Non posso dirlo, se ve lo dicessi, prendereste delle pietre per lapidarmi, ma queste pietre prenderebbero fuoco nelle vostre mani e vi brucierebbero. Chi non è pronto per la luce non la può vedere. È a questo che serve il cammino iniziatico, a prepararsi per la luce. Per diventare illuminati. Però via queste parole. Ragazzi, non pensate alle parole. Le parole sono fonti di equivoci. La parola è la superficie di un segnale che ha una profondità. Non fermiamoci alla superficie, vediamo il resto del segnale. Oh, l'ultima cosa. Qui c'è un cestino. C'è anche qua il cestino. Cosa è questo? Uova, pane. Sono 12 pani eucaristici. Vangelo di Filippo, Gesù è l'Eucaristia, non per niente veniva detto farisata, il disteso. Che cos'è l'Eucaristia? 12 è lo smembramento, chi non mangia del mio corpo non è fra i miei discepoli, non può diventare come me. Gesù infatti venne per crocifiggere il mondo. Che cos'è la crocifissione? È una separazione, quella separazione che abbiamo visto prima, ma per riunire. Prima di riunire bisogna separare. Bisogna separare, cioè disidentificarsi da quello che non siamo. Qualcuno può spararmi, se non ne può più. Può spegnere il telecomando. Bene, andiamo oltre, siamo nell'ultima fascia. Vedete che qui, dopo questa figura che è quella più in alto, la vedete anche di sopra, c'è una riga. È probabile che il progetto originario sia stato modificato. Vedete che c'è una riga che interrompe in maniera molto secca la croce. Qui c'è un'ultima sezione che viene identificata dagli Acumin, non si sa. Qui sono tutte ipotesi.
io chiaramente ho molto, molto rielaborato Iacomin, perché Iacomin ha fatto, ma per sua anche formazione precedente, lui era un cattolico, di base dissidente ma cattolico, quindi utilizza molto a sproposito fonti patristiche, ma qua bisogna invece andare dritti per dare un'interpretazione coerente, usare solo fonti ascrivibili alla gnosi cristiana. Lui la identifica come la zona più alta del pleroma. Sicuramente qualcosa cambia, perché cambiano anche le cornici, i quadri in cui le figure sono contenute. Qui abbiamo degli ottagoni. L'otto, il giorno del Signore, è l'oltre sette. Qui che abbiamo? Lo vedete bene qui? Prima di questo tappetino, che è successivo, diciamo, all'originale stesura del mosaico, abbiamo sempre su questo lato delle figure. Gallo e tartaruga. Questo è un riquadro studiatissimo e anche molto sfruttato in generale in diverse pubblicazioni. Non si può comprendere pienamente se non lo si inserisce in tutto questo contesto, perché è studiato singolarmente, ma singolarmente si perdono importanti fette del suo significato. Che cosa vediamo qui? Vediamo la lotta della luce con la tenebra. Una lotta, perché? Perché siamo in un ambito iconografico conosciutissimo, che è quello delle lotte fra animali, specialmente fra galli. Si trovano rappresentazioni tombali, affreschi, in diversi posti nel mondo antico. In primo piano animali che si fronteggiano, in secondo piano colonnetta con solitamente il premio del combattimento, che usualmente era una borsa con dei soldi. Ma qui che cosa abbiamo? Un'anforetta di profumo o di olio. L'unzione. C'è fuoco nell'unzione, diceva il Vangelo di Filippo. Il profumo dello Spirito, diceva il Vangelo di verità. Dio è Spirito, Giovanni capitolo 4. Luce con tenebra. Guardate anche come è costruita l'immagine. Una bilancia. Equinozio di autunno. Lotta della luce con la tenebra. C'è un problema. Gallo luce, ci arriviamo tutti. Tartaruga tenebra, problema. Problema. Perché nell'antichità greco-romana la tartaruga non è mai associata alla tenebra. Come il gallo, come la scena in sé è associata al dio Mercurio, ma non alla tenebra. Perché è associata al dio Mercurio la tartaruga? Il numerico Mercurio. Mercurio uccide la tartaruga e col suo carapace fa la cassa armonica della lira, che poi regala ad Apollo. E quindi la tenebra? Bisogna andare dove bisogna andare? Da dove siamo venuti? Da dove questo tipo di cristianesimo si è originato? In Egitto. La tartaruga vivrà! Muoia la tartaruga, dice Tot nel capitolo 161 del libro dei morti. La tartaruga era uno dei demoni infernali più cattivi e più impegnati nell'impedire all'anima del defunto di diventare possibile. Vi faccio vedere questa. È chiusa dalla guscia, no? Che gli dalla guscia. Sì. Guscio come impedimento. Sì, volendo. Sì. Attenzione però che non si può andare nell'ambito greco-romano per identificare la tartaruga con la tenebra. Ok?
Che cos'è questa? Questo è il disegno di una gemma gnostica della prima metà, scusate, della seconda metà del primo secolo dopo Cristo. Una gemma gnostica con Mercurio, che ha in mano una tartaruga, oltre al caduceo. Ma è Mercurio questo? Christos? Seu. Questa è una delle prime rappresentazioni di Cristo su un amuleto magico e risale alla prima, alla seconda metà del primo secolo dopo Cristo. Ma uno dice, ma che c'è sta di Cristo, Gesù Cristo, che con Mercurio? Ippolito, Confutazione di tutte le eresie, terzo secolo dopo Cristo, ci dice che gli gnostici nasseni identificavano il Logos con Mercurio. Quindi Mercurio era uno dei simboli del Logos. Siamo in un momento in cui uno dice, ma perché? Perché, ragazzi, siamo... non è una cosa automatica sviluppare per un movimento un parquet iconografico autonomo. Ok? L'iconografia cristiana aveva da venire Gesù con il cuore. Bisognava attingere a quello che c'era per capirlo. Per capirlo. Mercurio aveva un sacco di funzioni, oltre a essere uno che viaggiava, era l'unico dio che andava dai domini di Zeus ai domini di Plutone. Zeus stava là, Nettuno stava qua, Plutone stava qua, lui andava ovunque. Era il mediatore, messaggero degli dèi, portava un messaggio, relazionava una dimensione con un'altra, un regno con un altro. Christus Mediator, ok? Le stesse funzioni. E oltretutto, tra le altre cose, Mercurio era lo psicopompo per eccellenza, il conduttore delle anime. Gesù che cosa fa? Muore, è sepolto, scende nell'Ade, come dice il simbolo di Aquileia, e riporta, libera le anime prigioniere. Quindi è il liberatore delle anime prigioniere dell'Ade. Questi gnostici chiamavano il Logos Mercurio. Quindi ci sono tante, vedete la stratificazione simbolica, com'è dinamica e com'era viva, e soprattutto come rifugge dalle sezioni disciplinari con cui noi studiamo il mondo antico, in cui il cristianesimo era immerso e in qualche modo era il pieno frutto dell'epoca astronomica in cui stava, qui si entrava, l'era dei pesci. Gesù nasce all'inizio dell'era dei pesci e non è un caso che l'acronimo Ictus, che in greco significa pesce, sia stato risolto dai cristiani come Jesus Christos Theou Uios Soter. Ictus, Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Il pesce, ci siete? Lo posso dire, ma come c'è finita? Cioè, quindi qui la tartaruga ha un'accezione positiva, no? Come faccio a diventare... Cioè, non c'è nessun collegamento tra la tartaruga egizia e... Mercurio? Positiva. Mercurio la tiene in mano. Mercurio la tiene in mano. Cosa vuol dire quando io tengo in mano una cosa? Madonna, io? No. Esatto, è il dominatore della tenebra. Lui vince la tenebra. Questa è la
lettura, la trasposizione cristiana, la trasformazione, la trasfigurazione cristiana di un simbolo pagano. Ci siamo. Perché era utile per far capire alla gente dove si voleva arrivare. E anche per dare un senso nuovo alla sapienza dell'epoca. Ragazzi, siamo noi che distruggiamo tutto. Cioè, è una moda di questo secolo soprattutto, ma una moda purtroppo triste quella di distruggere e non rivitalizzare, non trasformare. Questo dice una sintesi degli opposti. Diciamo, sì. Si veloce Mercurio, gradita Tartaruga. Certo, è certo. Relazione. L'esclusione di una cosa è una roba da dialettica materiale. Lì non si esclude, lì si trasforma. Si include. Alchimia, trasformazione. Qua si tratta di alchimia dell'anima. Qua siamo arrivati al culmine della situation. Ariete, equinozio di primavera. Filone di Alessandria ci dice che Dio creò il mondo molto probabilmente il giorno dell'equinozio di primavera. En arche, il principio. Siamo arrivati a arrotolare, riarrotolare il nastro, il volumen. Siamo all'inizio dei tempi. Equinozio di primavera. Ariete. Kyriake vivas. Chi sarà mai questo Ciriaco? La vecchia guardia si interrogava. Non si tratta di un Ciriaco, si tratta di un Kyriakos, di un uomo del Signore, di chi ci è arrivato fino in fondo al cammino. Uomo del Signore, che tu viva. Vivas. Kyriake è latino, termine tecnico, in greco, traslitterato in caratteri latini. Ovvio, il cristianesimo è una religione, era un culto misterico, nato in luoghi in cui il greco era l'inglese dell'epoca. Non vi dico altro perché qua c'è da starci un'ora, soprattutto il Signore, basta. Finiamo, però abbiamo finito, siamo al principio, non abbiamo finito. C'è l'ultima faccenda, che è questa. Qua si vede un po' meglio, e ve la faccio vedere. E questo, tristemente, potete osservare solo attraverso l'opinabile trasparenza della passerella. Che cos'è? È un loto aperto, spalancato nel momento in cui emette i semi della creazione delle dimensioni. Il loto è famosissimo. Miriadi di gemme magiche di provenienza egiziana rappresentano Arpocrate seduto sul loto, che esce dal loto e fa il gesto del silenzio. Silenzio e profondità sono i vertici della dimensione pleromatica divina. La dimensione pleromatica divina che questi gnostici descrivevano con il termine dell'indescrivibilità. Senza forma, senza tempo, senza spazio. Luce pura. Il padre e madre crea il mondo sbocciando se stesso come un fiore, un germoglio. Questo ci dice questo pavimento, che parla di qualcosa che ci riguarda tuttora, dominare la distanza, e non parla di capretti, di asini e di caproni. Grazie per l'attenzione.